Salve a tutti e benvenuti su Jazz Convention on TV. Comincia questa settimana un appuntamento che presenta le novità di Jazz Convention. Innanzitutto, partiamo con l'intervista audio realizzata da Fabio Ciminiera con The Bell Plus, in occasione del concerto tenuto dal trio statunitense al Teatro Rossetti di Vasto. Un'intervista in lingua inglese con una delle formazioni più importanti del panorama jazzistico internazionale di oggi, e in particolare per quanto riguarda le nuove frontiere del piano trio. Lo spazio riservato ai video nella home page di Jazz Convention questa settimana presenta Tracce di cera, reading scritto da Marco Di Battista, che verrà portato nuovamente in scena nello spazio Res Nuda di Pescara. Ezio Budini, attore protagonista dello spettacolo, svela alcune delle caratteristiche del reading, che si terrà venerdì 14 e domenica 16 marzo. Tra gli articoli pubblicati negli ultimi giorni da Jazz Convention, vogliamo segnalarvi l'intervista a Paco De Lucia, realizzata da Guido Michelone, un omaggio al grande chitarrista nella triste occasione della sua prematura e improvvisa scomparsa. L'intervista, apparsa nel volume in spagnolo El Jazz Habla Español, ora era tuttora inedita in italiano. Per quanto riguarda le recensioni, in home page abbiamo Caro Sonando, progetto su Renato Carosone, realizzato da Nando Citarella e i Tamburi del Vesuvio. Monome, il disco del trio omonimo, e Tidal, del quartetto di fiati e Windy Season. Indicum del Bobo Stenson Trio è invece il protagonista in questa settimana dello spazio Scelti per voi. Ricordiamo ai musicisti e agli operatori del settore che possono pubblicare in modo autonomo e gratuito le notizie relative agli eventi e alle uscite discografiche nelle pagine Agenda e Comunicati del sito. Naturalmente, aggiornamenti e nuovi articoli li potete trovare ogni giorno su www.jazzconvention.net. Jazz Convention e inoltre sui principali social network. Vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima settimana.